questo nuovo video. Volevo approfittare della luce che c'è in camera oggi e girare questo video dei prodotti finiti del mese di dicembre per quanto riguarda il beauty. Sacchetto bello pieno, quindi incominciamo. Ho terminato questa crema mani della Sien, una crema alla vitamina E con fattore protettivo 10, mi piace, è una crema molto semplice, idrata, nutre molto la pelle ed è super economica, è un prodotto super promosso ed è di Sien, quindi la trovate da Lidl. Poi ho terminato questo pessimo bagnoschiuma della Sien che non fa assolutamente schiuma, che non lava bene e rientra nella categoria dei saponi bagnoschiuma che non lavano. In realtà da Lidl è diverso tempo che non prendevo bagnoschiuma, quel giorno mi serviva e l'ho preso perché i bagnoschiuma di Sien per me sono tutti bocciatissimi, quindi bocciato. Poi ho terminato questo shampoo della Botanica, è una marca che trovate da LD, è uno shampoo per capelli ricci, molto molto semplice, con un inci abbastanza discreto, devo dire, e mi è piaciuto, è un prodotto che non fa molta schiuma ma lava bene, quindi è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e soprattutto perché non è aggressivo sui capelli, quindi è un prodotto promosso. Ho terminato la lacca della Splendor, che è la solita lacca che utilizzo e che rientra, lo sapete sempre, tra le mie lacche super, quindi è un prodotto promosso, non voglio dilungarmi perché è un prodotto che utilizzo da anni. Promosso. Poi ho utilizzato questa tinta di L'Oreal, è senza ammoniaca e la colorazione è permanente. Mi è piaciuto molto, ho preso questo color cioccolato castano ramato, che è il 5.35, mi è piaciuto, da molti riflessi rossi, diciamo che non era proprio il colore che cercavo perché volevo un cioccolato un po' più fondente, però mi è piaciuto, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato queste salviettine che prendo da Eurospin, sono le salviette baby, detergenti, le utilizzo adesso quasi sempre per me in particolare, le porto in borsa per i bambini per pulire le mani e poi le utilizzo nella postazione in cui mi trucco per pulirmi le mani ed è un prodotto promosso, sono molto profumate e delicate. Poi ho terminato il bagnoschiuma della Felce Azzurra, no, questo qua con il muschio bianco, che a me non è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Preferisco molto molto di più il bagnoschiuma Felce Azzurra, molto molto classico, e quindi è un prodotto che boccio perché preferisco l'altro, quindi è un prodotto bocciato. Terminato questo sapone White Blossom e Mandarino. Profumato, molto molto fruttato e fiorato, mi è piaciuto, delicato e ha un buon profumo che rimane molto sulle mani. Promosso. Poi della Dermamed ho terminato questo intimo che in realtà non era un intimo ma era un sapone perché io l'ho preso come sapone, l'ho utilizzato come sapone e poi mi sono accorta che era un intimo e come sapone e devo dire che è super promosso perché è troppo troppo delicato sulle mani, quindi mi è piaciuto tantissimo e lo riprenderò ancora come sapone e non come intimo, delicatissimo con estratto di lichene islandico, è senza parabeni ed è un prodotto assolutamente molto delicato. Ho terminato CK1 da donna, che è questo qua, Red. È un profumo che a me ha stancato tantissimo, tanto tanto tanto. L'ho preso, ero molto entusiasta e l'ho bocciato nel giro di un mese. È un profumo che è un po' troppo forte per me, non rientra nelle mie corde dei profumi che io adoro. E io sono molto più sul profumo delicato, talcato, muschiato, non c'entra niente, quindi è un prodotto bocciato. Poi ho terminato i cristalli liquidi con oli naturali dell'Equilibra, che è il mio prodotto top top per i capelli che sto utilizzando in questi ultimi tempi. Ne avevo già parlato, comunque contiene aloe, argan, germe di grano, semolino. Sono questi oli che hanno un mix perfetto, lasciano i capelli molto lucidi e soprattutto li riparano quando li foni in una maniera abbastanza frequente. È un prodotto che mi piace tantissimo e io ve lo straconsiglio. Tra l'altro è molto molto economico, è un prodotto dell'Equilibra.
Per finire, ho terminato queste matite della Essence, che sono le Long Lasting. Sono delle ottime matite, ma durano veramente poco, poco, poco. Tanto economiche, tanto quanto poco durano. Però mi piacciono tantissimo, mi trovo delle matite abbastanza buone, nel senso che ci sono delle Long Lasting che sono molto, molto più persistenti, però devo dire che hanno anche una buona durata. Quindi è un prodotto che io promuovo perché sono anche molto economiche. È vero che durano poco, però sono anche economiche, quindi sono un prodotto promosso. Bene ragazze, questo video è terminato. Pensavo di avere più prodotti, ma in realtà ho tanti prodotti qua e là che mi sto impegnando a terminare, perciò il mese di gennaio ci sarà un pienone di prodotti da dover recensire. Intanto io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!